Extra, tutti i colori dell'attualità, con Claudio Micalizio. Bentornati, bentornati ad Extra. In questa puntata del nostro programma vogliamo fare il punto su un aspetto centrale in questa fase post-pandemica ed è quello che attiene all'attività svolta dalla magistratura che sta cercando di fare chiarezza sulle modalità con cui l'emergenza sanitaria è stata gestita nei mesi più drammatici della pandemia. Tra poco vi presento l'ospite di questa nostra puntata. Come sempre affidiamo a Silvia Corsi e alla sua copertina però l'obiettivo inquadrare il tema di giornata. L'argomento è tabù, come tabù erano molti altri temi durante i mesi più drammatici della pandemia. È giusto cercare responsabilità penali per come è stata gestita l'emergenza sanitaria in Italia, tenuto conto dell'eccezionalità di un evento che ha stravolto il mondo intero? Il dibattito è lecito, soprattutto tra politici e uomini di scienza, c'è chi ritiene che no, non ha senso andare avanti a cercare eventuali colpevoli per errori o ritardi nella gestione di una crisi grave e drammatica. Come dire, è stato uno tsunami che ha colto tutti impreparati e che era troppo grave per essere gestibile senza passi falsi o decisioni inappropriate. C'è chi invece reputa che la pandemia non sia stata un vero e proprio tsunami e anzi siano stati proprio gli errori di valutazione e le scelte sbagliate adottate dalla politica e dal CTS ad aggravarne gli effetti in un paese che purtroppo ha dovuto pagare uno dei più alti bilanci in fatto di vite umane perse. In mezzo a questi due approcci e agli antipodi ci sono i parenti delle vittime che hanno affidato alla magistratura i loro dubbi e che sperano di avere giustizia. È stata solo colpa del virus o qualcuno sbagliando ha contribuito alla strage di pazienti che soprattutto in Lombardia abbiamo dovuto piangere? Negli ultimi 2 anni e mezzo molte procure italiane hanno aperto indagini per provare a stabilire eventuali responsabilità penali nella gestione della pandemia. Come è evidente, le inchieste spesso riguardano casi circoscritti, come le denunce presentate in seguito a morti avvenute nelle residenze per anziani, ma anche la gestione generale delle misure di prevenzione introdotte a livello provinciale o regionale per limitare la diffusione del contagio. Finora quasi tutte le inchieste sono state archiviate. Le indagini non sono semplici, sia per l'eccezionalità dell'evento e sia perché la diffusione del contagio è stata così estesa e rapida da rendere quasi impossibile l'attribuzione di responsabilità dirette dovute ad azioni o omissioni. C'è un'inchiesta che però sembra andare avanti ed è quella dei magistrati di Bergamo, che vuol capire come mai ci siano stati così tanti morti. Sul banco degli imputati ci sono i dirigenti ospedalieri e funzionari regionali della Lombardia, ma anche politici regionali e nazionali. O almeno così era fino a qualche ora fa, quando si è saputo che la Procura di Brescia, che secondo l'assetto giudiziario italiano è territorialmente competente per reati relativi a esponenti di governo, ha chiesto l'archiviazione per l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte e per l'ex ministro della Salute Roberto Speranza. Ora sarà il Tribunale dei Ministri a decidere forse già entro metà giugno, ma il fatto che gli esponenti del governo possano uscire subito dal processo ha già fatto protestare molte associazioni che rappresentano i familiari delle vittime. Allora, cerchiamo di fare il punto su questo che è un aspetto sicuramente molto importante e molto delicato. Noi ringraziamo per aver accolto il nostro invito. Luca Fusco è collegato con noi ed è il presidente del comitato Noi Denunceremo. Buonasera e benvenuto. Buonasera a tutti i radioascoltatori, buonasera. Le chiedo intanto, partiamo proprio dalla stretta attualità, qualche giorno fa la notizia che la Procura di Brescia, che è competente territorialmente per quegli atti che hanno a che fare con gli esponenti di un governo e che dunque devono essere sottoposti al vaglio del Tribunale dei Ministri, così spieghiamo anche nella complessità del sistema giudiziario come leggere il fatto che si sia arrivati all'archiviazione, ha detto che per il presidente del Consiglio all'epoca Conte e per il ministro della Salute Speranza non si debba arrivare ad un processo. Sarà il Tribunale a decidere ovviamente, ma come commentate voi questa notizia? Beh, il commento è quello che abbiamo sempre fatto da quando nel giugno del 2020 abbiamo iniziato a depositare esposti presso la Procura di Bergamo. Io come presidente e coloro che insieme a me hanno presentato questi esposti abbiamo sempre
ribadito che l'importante era avere una verità. Siccome la nostra fiducia nella magistratura è totale, non importa se la verità è bella o la verità è brutta, basta che sia una verità, cioè la verità non è attagliata a chi la sta domandando, la verità è solo una. Non... Per cui in effetti vogliamo sapere che cosa è accaduto. Se poi in effetti è stato uno tsunami, per cui non c'era possibilità di fronteggiarlo, non c'era la capacità, non c'erano le conoscenze, non c'era... A questo punto ci atterremo a questa verità. Se ci saranno delle responsabilità penali che obbligheranno i giudici a rinviare a giudizio personaggi della catena di comando sanitaria fino al Presidente del Consiglio o al Primo Ministro, ci atterremo a questa decisione, però siamo sostanzialmente tristi, nel senso che nessuno ci ridarà chi abbiamo perso. Per cui per noi è importante capire perché è accaduto e soprattutto capirlo perché non accada più. Il vostro è un approccio credo condivisibile e probabilmente lei ha ragione quando dice le persone che ci sono state strappate non torneranno più indietro, però forse credo che sia umanamente un bisogno ineluttabile, anche inderogabile, quello di sapere almeno il perché. Quindi voi avete bisogno di chiarire tutta una serie di dubbi che probabilmente covano ancora nel vostro animo e superati i quali solo allora forse potrete, pur col dolore che non vi lascerà mai, voltare pagina. Certo, lei faccia conto però che dal nostro punto di vista, dal mio punto di vista, viene prima la verità della giustizia o della non giustizia, cioè prima dobbiamo arrivare alla verità, poi potremo arrivare a una giustizia che è comunque una giustizia degli uomini. Il fatto del bisogno ineluttabile di avere delle risposte è generato presumibilmente dalla situazione in cui ci siamo trovati, cioè noi abbiamo salutato, io personalmente ho salutato mio padre una mattina e dicendogli ci vediamo e non l'ho più visto, per cui in effetti questa mancanza di elaborazione del lutto è per noi, soprattutto nella bergamasca, qualcosa di che non riusciamo ad accettare, che non riusciamo a metabolizzare, ma dobbiamo essere lucidi da questo punto di vista. Cioè, voglio dire, non dobbiamo lasciarci prendere da questa smania di giustizialismo. Dobbiamo cercare verità e giustizia. Noi denunceremo, io ho sempre spiegato che il termine noi denunceremo nasce in una serata dopo la morte di mio padre, con mio figlio e quant'altro, ma quel denunceremo deve essere concepito nell'eccezione più ampia del termine, cioè portare alla luce, evidenziare. Ecco, noi vogliamo che sia evidenziato quello che è accaduto. Dopodiché, se non ci piacerà, ce ne faremo una ragione, ma se sarà la verità, dovremo farcene una ragione. Per cui non perché la verità non ci piace, non viene accettata, accetteremo anche quella, perché purtroppo accade nella vita e nella storia che il fatto ci metta lo zampino tante volte. Per cui può essere accaduto? Sì, forse è accaduto. Non è accaduto? Vorremmo sapere perché se non è accaduto, chi l'ha fatto accadere? Però ecco. Cercare la giustizia di piazza a tutti i costi non è nelle nostre corde. Cerchiamo di essere lucidi e di cercare di capire cosa è accaduto. Un'altra cosa importante che va sottolineata è che le responsabilità penali, per come vediamo questa situazione, non possono essere attribuite alla politica, perché stravolgeremmo il nostro sistema democratico. Cioè, voglio dire, ci sono state mancanze politiche, ci sono state mancanze amministrative,
Queste mancanze politiche e mancanze amministrative hanno generato situazioni che possono indurre i giudici ad eccepire dei reati penali? Se sì, che li eccepiscano. Se no, che ci dicano perché e perché è accaduto e qual è stata la linea di comando, dove è mancato. Noi nella Bergamasca, non lo dico perché sono di Bergamo e non lo dico perché ho visto situazioni da guerra, da terza guerra mondiale con 150 ambulanze in una giornata che passavano davanti a casa mia. Io abito vicino a un ospedale che era un hub COVID in quel periodo. Bisogna cercare di ampliare questo tipo di discorso, bisogna cercare di capire perché ci siamo trovati in quella situazione proprio noi nella Bergamasca e soprattutto. Lasciatemelo dire, la chiusura della Lombardia e poi dopo dell'intera nazione, ma soprattutto quella della Lombardia e della Bergamasca, ha difeso l'Italia. Cioè, voglio dire, noi avevamo una situazione in cui il virus circolava, non dico incontrollato, di più. Era una situazione, vi assicuro, io ancora adesso, se parlo con amici di Roma, di Rieti, di Sassari, di Napoli, faccio fatica a far capire quello che è accaduto. Ogni tanto ci troviamo a tavola e ci diciamo: sono passati 3 anni da quella follia, perché ancora adesso la consideriamo una follia, un qualcosa che un film, un brutto film, un brutto film che è accaduto però. Per cui quando sentiamo la proposta di archiviazione da parte dei giudici di Brescia competenti per quanto riguarda la Corte d'Appello di Bergamo per Speranza e Conte, non ne facciamo una questione personale. Prima di tutto aspettiamo di vedere se il Tribunale dei Ministri in effetti archivierà o non archivierà. Ma la questione non è una questione personale, spesa Conte, è una questione di istituzione, è una questione di rappresentatività. Quelle istituzioni in quel momento hanno difeso gli italiani, hanno difeso i bergamaschi, hanno difeso le persone che erano deputati a difendere. Questa è la domanda. Per cui queste archiviazioni sono la fine di un percorso che la magistratura ha fatto, che credo abbia fatto fatica a fare, che credo abbia portato tante notti di lavoro, che abbia portato tanti dubbi, tante, come si dice, revisioni. Però siamo arrivati a un dunque. Ora, arrivati a questo dunque, quando avremo le carte, quando riusciremo a capire in effetti cosa sarà successo, a quel punto ci sarà quella verità, che chiaramente, ripeto, è una verità fatta da uomini per uomini. Non abbiamo una verità Certo. rivelata. Per cui, voglio dire, se mettiamo in dubbio Presidente, chi ci è governa. una verità giudiziaria, si dice, una delle poche reminiscenze di giudisprudenza che ho. Le chiedo di pazientare un attimo perché io devo dare la pubblicità, poi al rientro abbiamo ancora qualche minuto e da qui ripartiamo in questa sua valutazione molto pacata, molto serena, ma anche molto consapevole, ovviamente, di quali sono le risposte che possono arrivare da queste storie giudiziarie che sono in corso e che vi stiamo raccontando. Pubblicità e poi torniamo con il presidente del comitato, noi denunceremo. Stiamo parlando con Luca Fusco, che è il presidente del comitato Noi Denunceremo. Siamo collegati con Bergamo, una delle zone, delle province. Lo ricordiamo che nei mesi drammatici della pandemia ha purtroppo registrato la più alta percentuale di vittime per il Covid-19. Presidente, abbiamo capito l'approccio. Io uso ancora una volta questa espressione molto sereno con il quale voi aspettate le risposte che arriveranno da questa inchiesta. Ed è sicuramente apprezzabile, perché voi volete giustizia, non il giustizialismo, tantomeno la vendetta. Sotto di voi, c'è anche la paura, però, che
possa non arrivarsi poi alla fine a una risposta. Se banalmente si dovesse dire era troppo drammatica, troppo sopra le possibilità umane la pandemia, è una risposta che accettereste? Se arriverà questa risposta, e non è escluso che arrivi questa risposta, vorrà dire che non è stato possibile accertare delle responsabilità. Ricordiamoci una cosa, che l'incapacità non è un reato. Per cui, nel momento in cui arrivasse questa risposta, la domanda che dovremmo porci come cittadini e soprattutto come noi denunceremo, è quella di riuscire a capire cosa potremmo e potremo fare perché non accada più qualcosa del genere, perché è una certezza che accadrà ancora e allora dovremmo essere pronti e allora dovremmo essere, come dicono gli inglesi, gli watchdog della politica e dell'amministrazione. Cioè, questa situazione ci deve insegnare che potrebbe arrivare qualcosa disconosciuto che comunque dovremo essere in grado di fronteggiare nella maniera migliore. La pandemia ha dimostrato che non eravamo in grado di fronteggiarla nella maniera migliore. L'abbiamo fronteggiata in maniera un po' dilettantesca. Una frase famosa, non ricordo lo scrittore, dice che è triste una nazione se ha bisogno di eroi. Ecco, noi abbiamo avuto bisogno di eroi, non dovremo più avere bisogno di eroi. Dobbiamo avere una struttura con persone che sono allenate, pronte, preparate a fronteggiare una situazione di questo tipo, che può essere un altro virus, che può essere una situazione di protezione civile, che può essere qualsiasi cosa. Poi le dico una cosa, è importante e ci tengo a dirlo, questa diciamo fine delle indagini con una soluzione che può piacerci o non piacerci, deve arrivare anche a una pacificazione sociale. Cioè non possiamo permetterci di andare avanti a essere uno contro l'altro dicendoci tu potevi fare ma non hai fatto, io potevo fare meglio di quello che hai fatto. Qui bisogna arrivare a una pacificazione. I morti sono stati migliaia, i problemi sono stati giganteschi, i volontari e i medici morti altre migliaia, per cui dobbiamo per forza arrivare a una pacificazione. Dobbiamo trovare una soluzione comune perché tutto questo non accada più. Senta, anche questo è un ragionamento condivisibile e ancora una volta credo che sia importante che lei lo abbia trasmesso anche attraverso questa intervista. Manca un elemento che nella copertina, non so se lei ha avuto modo di seguire dalla nostra Silvia Corsi, viene evidenziato, no? Ed è quello di andare anche a valutare se dal punto di vista medico sia stato fatto tutto quello che era possibile fare, mentre l'impressione è che sinora, al di là dei tempi di attuazione della zona rossa, che è uno dei temi nevralgici sui quali si poteva intervenire prima per cercare di contenere la diffusione del virus, mi pare di capire che ci sia una certa un certo timore, no, a toccare questo tema, cioè a dire ma le direttive che arrivavano dal CTS per accogliere i pazienti in ospedale erano giuste? Secondo lei si deve toccare anche questo argomento anche per restituire ai medici che hanno cercato di curare le persone e non ce l'hanno fatta un po' di serenità, di consapevolezza? Beh, sicuramente le direttive che sono arrivate, soprattutto nelle prime fasi della pandemia e soprattutto nella Bergamasca, le ripeto, io abito a 10 km dall'ospedale di Alzano e a 3 km da un hub Covid, sono state inesistenti, contraddittorie, evidenziavano mancanze pazzesche. E lì è partito il volontariato. Noi in Italia risolviamo le problematiche, che
che accadono al paese con il volontario. Ecco, non deve più accadere. Per quanto riguarda le responsabilità mediche che lei diceva, noi denunceremo sempre fatto una scelta di fondo. Non entriamo nel discorso del comportamento del medico curante. Noi sappiamo che ci sono stati medici che si sono messi in malattia, noi sappiamo che ci sono stati medici che non si sono presentati al lavoro in ospedale, ma sappiamo anche di medici che non sono tornati in famiglia per 3 mesi per paura di infettare le famiglie. Per cui è un argomento che come comitato non vogliamo toccare. Lasciamo la libertà a coloro che riterranno di essere stati danneggiati dall'operatore sanitario di agire in via assolutamente individuale, però non vogliamo entrare in questo tipo di discorso. Il discorso di noi denunceremo è un discorso più ampio, è un discorso, le ripeto, 150 ambulanze in una giornata, un silenzio che io non ho mai sentito in 62 anni di vita, perché il silenzio è un'assenza, lo senti quando non c'è il rumore, ecco, e quando non c'è il rumore ti viene la pelle d'oca, perché davvero ti rendi conto che qualcosa di epocale sta accadendo e tu non puoi farci assolutamente nulla se non sperare di difenderti. È come se tu aspettassi una granata e non sai se arriverà un metro a destra o un metro a sinistra, per cui stai immobile dove stai e preghi. Ecco, noi ci siamo trovati a pregare, per cui la nostra verità è una verità un po' più ad alto livello e la nostra giustizia deve essere una giustizia un po' più ad alto livello. Ripeto, non siamo giustizialisti, per cui riteniamo che andare a contestare scelte politiche sarebbe andare a contestare il nostro sistema democratico, per cui non possiamo pensare che scelte politiche possano essere contestate. E d'altro canto, come ho detto prima, l'incapacità non è un reato. Quanti iscritti avete voi del comitato? Tra l'altro, ricordiamolo, dalla vostra iniziativa ha preso avvio l'inchiesta di Bergamo, che è sicuramente una delle più importanti tra le tante che sono state avviate, no? Assolutamente sì, il comitato adesso ha circa 500 persone. Però faccia conto che sulla pagina Facebook di Noi Denunceremo, ancora oggi, a 3 anni di distanza dall'inizio della pandemia, ci sono ancora circa 70.000 persone che interfacciano, pubblicano, parlano, raccontano, portano la memoria dei loro cari che non ci sono più, per cui è una grande comunità che diciamo è stata educata e a cui è stato comunicato questa necessità di verità, di giustizia, ma senza il giustizialismo. Ci lasciamo con queste parole. Io ringrazio davvero Luca Fusco, che è, lo ricordo, il presidente del comitato Noi Denunceremo. Ovviamente in bocca al lupo e speriamo che questi vostri intendimenti e queste vostre speranze trovino nell'operato dei giudici un'adeguata risposta. Le auguro un buon lavoro intanto. Grazie. Grazie mille e saluto tutti gli ascoltatori. Buona serata. Buona serata, grazie al nostro ospite. Adesso c'è ancora una pausa pubblicitaria e poi voltiamo pagina. State con noi. Bentornati a destra. Tante volte ci siamo occupati della violenza di genere, la violenza sulle donne. Ci sono due fasi. Una è quella del pronto intervento, della messa in sicurezza di chi è a rischio per i soprusi di un partner o di chi in qualche modo attenta alla sua sicurezza. E poi c'è un progetto di rinascita che non può prescindere dalla possibilità di offrire a chi è stato vittima di questo genere di violenza la possibilità di ricostruirsi una vita. Parte da questa consapevolezza un progetto, si chiama Mani in Pasta, che è stato presentato nelle scorse settimane a Frosinone. Noi siamo collegati con l'avvocato Fabrizio Zoli, che è un amministratore di agenzia Frosinone Formazione Lavoro. Intanto, buonasera e benvenuto, avvocato. Buonasera, buonasera a lei.
La vostra associazione, il vostro, diciamo così, gruppo di lavoro è formato intanto da diverse istituzioni che hanno deciso di dare una risposta tutte insieme, no, alla piaga della violenza di genere. Immagino che anche Frosinone sia esposta, come del resto buona parte d'Italia, a questo problema. Assolutamente sì. Frosinone Formazione è un'azienda speciale della provincia di Frosinone. La provincia di Frosinone ha ricostituito la rete interistituzionale contro la violenza di genere, coinvolgendo ovviamente la Prefettura, la Procura della Repubblica, la ASL e l'Ordine degli Avvocati. Ricostituito questo protocollo che negli anni si era comunque perso, abbiamo pensato di mettere in pratica un'azione concreta per contrastare, il fenomeno o, come diceva lei, per intervenire nella seconda fase, cioè il problema di reinserimento delle donne che sono state vittime di violenza. E poiché Frosinone Formazione, come da nome, si occupa appunto della formazione, siamo riusciti ad unire questo progetto, che è una riqualificazione professionale di donne che sono uscite dalla spirale della violenza e che hanno la necessità, la volontà, il piacere di rimettersi nel mondo del lavoro, di rimettersi in gioco e di poter essere comunque competitive rispetto alla situazione del mercato. E lo abbiamo fatto in realtà con due partner di eccezione, che sono Roberta Pezzella e Matteo Dolcemascolo. Sono entrambi di Frosinone, entrambi pluripremiati dal Gambero Rosso. Roberta Pezzella è vincitrice nel 2022 del premio Pane dell'anno. Matteo Dolcemascolo nel 2021 è stato pasticcere emergente per la guida pasticcerie e pasticceri del Gambero Rosso. Entrambi pro bono hanno prestato la loro attività per formare queste donne. Che sono partite prima con un corso di sicurezza sul lavoro, quindi hanno acquisito un attestato per poter partecipare al corso in tutta sicurezza e poi hanno cominciato a frequentare i due laboratori e il progetto è abbastanza avanzato, terminerà nel mese di giugno e poi aspettiamo i risultati. Abbiamo già qualche feedback, cioè pare che insomma, ci sia già qualche interesse già solo nei due partner tecnici a poter impiegare qualche donna. Chiaramente si presenteranno sul mercato con un pedigree importante, nel senso che è sufficiente individuare anche sui social sia Roberto che Matteo, Roberta che Matteo e si verificherà che porteranno un buon patrimonio di esperienza. Questa è naturalmente una bella esperienza, tra l'altro con la possibilità immediata per i soggetti più fortunati, no? Anche di ricollocarsi professionalmente. Questa è un'attenzione in una strategia che voi avete messo in campo che inevitabilmente arriva dopo la fase dell'emergenza. Ma perché talvolta è necessario riqualificare la donna vittima di violenza? Immagino che ci siano persone che magari hanno già una loro professione e nonostante tutto riescono a mantenerla, ci sono invece soggetti più fragili che hanno bisogno anche di questo tipo di supporto. Abbiamo verificato che la violenza è in tutte le fasce sociali, certamente però colpisce maggiormente chi non ha un'indipendenza economica, perché anche la donna che ha una sua collocazione lavorativa può subire quel fenomeno, ma è chiaro che superato la fase emergenziale riesce a essere libera e a emendarsi da quella difficoltà. La donna invece che si trova a doverla subire in una situazione di difficoltà economica, il giorno dopo che è uscita dal percorso di tutela delle associazioni che le proteggono in qualche modo, non ha possibilità di lavorare, quindi rimane con diciamo, o il reddito di cittadinanza o gli aiuti che sono previsti da un punto di vista economico nel caso di violenza, ma che durano soltanto un anno dal momento in cui si è entrato nel percorso. Se quindi non gli si consente di imparare una professione e di rimettersi nel mondo del lavoro, quella donna rimane bloccata nella situazione, una sorta di limbo e non ha nessuna libertà.
Ecco, questa è un'iniziativa che voi avete lanciato sul territorio di Frosinone e immagino che questo sia il principale bacino territoriale al quale voi fate riferimento. Come vi si accede? Cioè, posto che ovviamente viene garantita la privacy delle persone che sono vittime di violenza, visto che anche questo è un aspetto molto delicato che non va dato per scontato, com'è che si arriva a voi? Abbiamo utilizzato questo sistema. Nella rete antiviolenza che abbiamo ricostituito sono entrati anche i 5 centri antiviolenza mappati dalla Regione Lazio. Quindi ci sono tantissimi centri antiviolenza, solo però alcuni sono riconosciuti e considerati dalla Regione Lazio. Noi ci siamo appoggiati a loro e abbiamo chiesto a loro di fare una selezione. Sono stati 5 centri antiviolenza che ci hanno indicato queste 10 donne. 10 perché era la disponibilità di spazio che siamo riusciti a trovare in questo progetto pilota. I feedback sono positivi, sono sicuro che la provincia cercherà di replicare e se riusciamo ad individuare anche dei partner economici e se vuole le spiego anche come possiamo farlo, potremmo andare avanti ad avere un numero maggiore di donne. Però la selezione l'abbiamo fatta in questa maniera. Quindi diciamo che si arriva, una volta che si entra nel circuito di protezione delle istituzioni che sul territorio aiutano le donne che sono in difficoltà e che trovano il coraggio di chiedere aiuto, che già sappiamo essere un passo molto importante. No, mi interessa come fate ad allargare dal punto di vista economico la rete dei possibili partner, anche perché voi siete partiti mani in pasta, come ci diceva lei, no? Dai prodotti genuini, quelli che non mancano sulle tavole degli italiani, però immagino che voi state cercando anche altri ambiti dove poi fare formazione e riqualificazione. Assolutamente. Abbiamo, diciamo, l'intenzione di partire con un corso per bariste. È chiaro che dobbiamo partire e poi diciamo nel settore della sartoria e della manifattura tessile. Dobbiamo partire da un presupposto. Non possiamo, o pensavamo per la verità inizialmente di non poterci presentare all'industria, ma di dover avere come bacino di riferimento le piccole e medie imprese e il mondo dell'artigianato. È chiaro che possiamo avere come target delle donne che non hanno per un percorso di studi per cui si deve trattare di delle competenze tutto sommato basiche. Il finanziamento può nascere da questo. Nel presentare il nostro progetto ci siamo accorti di avere un interlocutore ancora più importante rispetto al mondo dell'artigianato nell'industria e le spiego perché. Perché, come si sa, è sempre più necessario per le grandi imprese svolgere un bilancio etico di sostenibilità e presentarsi al mercato come impresa etica, così come lo si fa da qualche anno nel presentarsi come impresa amica dell'ambiente o che cerca appunto di essere sostenibile da un punto di vista ambientale. Le imprese, almeno in provincia di Frosinone, sono in grande difficoltà, da quello che ci dice un'industria, nel redigere questo bilancio sociale ed è quindi evidente che assumere una di queste donne o impiegarla anche in una filiera di subappalto, faccio un esempio, una mensa, quindi anche una grande azienda che dà in appalto il servizio di ristorazione ad aziende che hanno assunto queste donne, ha la possibilità di presentarsi sul mercato come un'azienda eticamente corretta. Abbiamo infatti, diciamo, progettato di creare un bollino etico di sostenibilità con, diciamo, la firma del prefetto, della prefettura e della procura, e le imprese che parteciperanno al nostro percorso potranno poi fregiarsi di questa attestazione, di questa certificazione, chiamiamola così. Certo, ma diciamo che di fondo deve esserci da parte dell'imprenditore la voglia di fare qualcosa di buono, la spinta etica alla quale lei faceva riferimento inevitabilmente è il primo passo, no, per poter poi creare attorno a questo progetto la partecipazione di tante aziende. Lei prima citava un'industria che è, se non mi sbaglio, la declinazione locale di Confindustria nel vostro territorio e ovviamente anche aziende che non fanno parte di questo circuito possono bussare alla vostra porta e chiedere di collaborare?
Assolutamente, ripeto, abbiamo coinvolto comunque tutto il mondo delle organizzazioni datoriali di lavoro, così come abbiamo invitato alla presentazione anche i sindacati. In realtà è vero che serve la volontà di fare qualcosa di etico, ma come dicevo prima, potrebbe esserci addirittura la necessità di fare qualcosa di etico per potersi presentare a un mercato più ampio rispetto a quello normalmente di riferimento, perché in Europa è ormai consuetudine che qualsiasi impresa dimostri, a partire dal proprio sito, un'attenzione per l'ambiente e un'attenzione per i temi etici, come per esempio nella parità salariale o come nel supporto alle donne nel lavoro. E quindi il progetto sposa sia questo profilo etico sociale, ma contemporaneamente ha anche dei profili di performanti, diciamo, si presenta alle industrie come un prodotto appetibile. E allora, in bocca al lupo intanto per i prossimi step, i prossimi passi di questo progetto Mani in Pasta, che però già sta dando i suoi frutti in provincia di Frosinone. Io ringrazio ovviamente tutto il comitato che ha proposto, che ha avuto questa idea, e l'avvocato Fabrizio Zolli che era collegato con noi, lui che è amministratore di Frosinone Formazione e Lavoro. Buon lavoro e avremo modo di seguire i vari step di questo progetto, va bene? Grazie, grazie per l'interesse. Grazie, grazie a voi naturalmente per questa bella esperienza che abbiamo voluto raccontare in chiusura di questa puntata di Extra. Noi torniamo domani alla solita ora, adesso ci sono gli altri programmi della nostra emittente. Buon proseguimento e arrivederci. Extra, tutti i colori dell'attualità con Claudio Micalizio.